Niente candidatura al Parlamento, Ricci resta sindaco di Pesaro. Incendio in zona Celletta, in fiamme la farmacia Peroni. Spaccio di stupefacenti, arrestato trentenne di Fossombrone. 77 anni di Confcommercio con un nuovo portale inclusivo. Calendario VL, si parte il 2 ottobre da Trieste. Buona serata, eccoci pronti con il nostro telegiornale in questa prima edizione delle 19.40 e replica poi alle 20.40. Oggi è mercoledì 27 luglio, apriamo questa edizione parlando di politica e soprattutto con la decisione del sindaco Matteo Ricci di rimanere sindaco appunto di Pesaro per altri 2 anni. Ad annunciarlo è stato lo stesso Ricci attraverso un video postato sulla sua pagina Facebook. Cari pesaresi, dovrete sopportarmi per altri 2 anni. Ho deciso di rimanere sindaco della città, pur sapendo che da Roma il Parlamento avrei potuto dare un grande contributo alla nostra terra, l'hanno detto in tanti in questi giorni, anzi ringrazio coloro che avevano scommesso sulla mia candidatura. Però ci sono delle norme discriminatorie nei confronti dei sindaci. Per candidarmi mi sarei dovuto dimettere entro domani e alle mie dimissioni sarebbe arrivato un commissario prefettizio. Chiunque ama la propria città e chiunque ha responsabilità di governo non può fare commissariare la città per quasi un anno, fino al maggio del 2023. Quindi rimarrò sindaco fino all'ultimo giorno, anche perché abbiamo tanto da fare, una fase con grandi opportunità e grandi insidie, a iniziare dall'inflazione che in autunno batterà ancora più forte. Però abbiamo anche grandi opportunità legate agli investimenti, stiamo portando a Pesaro davvero una mole di investimenti impressionanti, quindi dovremo gestire quei progetti, metterli a terra e sarà un compito molto gravoso. Così come dobbiamo completare alcuni elementi del programma di governo e soprattutto abbiamo la grande sfida della Capitale della Cultura 2024, che può cambiare la realtà, l'economia, l'immagine turistica della nostra terra per le nuove generazioni. Ovviamente continuerò a fare politica nazionale, la farò come coordinatore dei sindaci del PD, come sto facendo, come presidente di ADE, Autonomie Locali Italiane, sarò in prima fila con gli altri sindaci nella campagna elettorale. Proprio oggi abbiamo incontrato il segretario Letta, la prossima settimana porteremo i nostri 5 punti programmatici al segretario per una società più giusta e al tempo stesso una società che metta al centro la questione dell'ambiente e dei diritti, ma anche per un paese più veloce, perché sappiamo come il tema delle semplificazioni sia fondamentale per avere l'Italia più competitiva. E saremo in prima fila nella campagna elettorale da qui al 25 settembre per far vincere la nostra proposta politica e lo faremo anche accompagnando altri amministratori che non hanno questa incompatibilità, magari sindaci di comuni sotto i 20.000 abitanti o ex amministratori che invece potranno candidarsi e avranno tutto il nostro supporto. Quindi fino all'ultimo giorno sindaco della città, che è la cosa più bella che può capitare a chi ama la politica, e al tempo stesso grande mobilitazione a livello nazionale, come ho fatto in questi anni e sicuramente nei prossimi mesi anche questo impegno continuerà ad aumentare. Passiamo ora alla cronaca con l'intervento dei vigili del fuoco avvenuto questa mattina per sedare l'incendio che si è divampato nella farmacia Peroni in zona Celletta in via del Novecento. Vediamo ora quali sono stati gli sviluppi in questo prossimo servizio. Poco dopo le 8 di mattina il fumo che usciva dalla farmacia Peroni ha fatto scattare l'allarme e la chiamata ai vigili del fuoco. È andato a fuoco infatti un frigorifero all'interno della farmacia della Celletta, la farmacia di via del Novecento. Vedete alle mie spalle sono ancora in corso le ultime operazioni di messa in sicurezza di un intervento che è stato quanto mai tempestivo dei vigili del fuoco, perché alle 8.20 sono arrivati sul posto isolando subito il rogo che
potenzialmente poteva creare danni molto problematici. Infatti, come dicevamo, è andato a fuoco probabilmente per un cortocircuito, da accertare una cella frigorifera. Potenzialmente il rogo poteva divampare anche all'interno dell'esercizio, dove naturalmente, essendo una farmacia, sono presenti anche agenti chimici potenzialmente molto infiammabili. Sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno tagliato la serranda d'accesso alla farmacia, serranda che poi non si è alzata perché è andata in blocco, come predisposto dalla struttura elettrica in questo caso di violazione. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la farmacia facendo uscire tutto il fumo. Sono intervenuti anche la polizia e la polizia locale per agevolare la messa in sicurezza della zona. Ricordiamo, tutto il personale della farmacia si è radunato all'esterno della strada, nelle zone d'ombra di questa palazzina, così come tutto il personale dell'adiacente ufficio postale è stato fatto evacuare. Idem per l'ampio centro San Pellegrino, il centro medico che costituisce buona parte della palazzina. Polizia e polizia locale hanno tra l'altro messo in sicurezza la zona, chiudendo il traffico veicolare alle macchine e altri mezzi di trasporto alle due rotatorie di via del Novecento, e dunque delimitando l'area soltanto ai pedoni per ragioni di sicurezza. A metà mattinata sono andate concludendosi le operazioni di messa in sicurezza di un incendio che, va ricordato, non ha coinvolto persone, ma naturalmente ci sono stati danni strutturali tutti da quantificare, come ci ha spiegato l'ispettore dei vigili del fuoco che abbiamo intervistato. Penetrati erano tutti i locali della farmacia, invasi dal fumo. Presumiamo che possa essere un incendio di natura elettrica, ma ancora non abbiamo fatto le verifiche del caso. Ci abbiamo messo parecchio tempo perché c'era la serranda che era chiusa, quindi abbiamo dovuto aprire la serranda, localizzare il focolaio e spegnere l'incendio. Naturalmente danni strutturali sono ancora tutti da verificare, i danni ai prodotti sì, sono tutti, diciamo, invasi dal fumo, quindi sicuramente non sono neanche un dottore per dire che se sono ancora idonei o no, però penso di sì. Tra l'altro ci sono anche materiali infiammabili e agenti chimici per la realizzazione dei farmaci, quindi importante anche la tempestività nel localizzare il rogo. Sì, tutti questi elementi che lei ha citato sono in un reparto distaccato, che non sono stati toccati minimamente dal fuoco, però sono stati motivo di preoccupazione. Continuiamo con le notizie di cronaca, con l'arresto in queste ore di un trentenne di Fossombrone per possesso di stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri, durante una semplice perlustrazione, hanno sottoposto a controllo un giovane a bordo della propria auto, trovandogli nelle tasche circa 4 grammi di marijuana. La successiva perquisizione della sua abitazione ha fatto ritrovare ai militari ulteriori 30 grammi di marijuana e 10 di hashish, suddivisi in piccole dosi e pronti per lo spaccio. In attesa del processo, il trentenne originario di Fossombrone è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Ed ora cambiamo argomento. Sono stati premiati con un attestato di merito i 130 studenti delle scuole medie pesaresi che si sono distinti per le loro capacità. Un riconoscimento a tutti coloro che hanno superato l'esame di Stato con 10 o 10 lode. 130 attestati di merito per 130 giovani studenti delle scuole medie di Pesaro che hanno ottenuto il massimo dei voti all'esame di Stato 2022. Un'eccellenza che è stata premiata dallo stesso comune, che ha deciso di consegnare un riconoscimento a tutti coloro che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado con 10 o 10 lode. Dare e consegnare questo premio oggi a questi ragazzini e ragazzine della nostra città che si sono contraddistinti per l'eccellenza nell'esame di Stato è sicuramente fonte di orgoglio e un doppiamente brave e bravi, perché questi anni di scuola sono stati particolarmente complicati. Oltre il voto c'è la passione per lo studio, la passione per la conoscenza, che li renderà sicuramente liberi e felici nel prossimo futuro. L'augurio per tutte loro e per tutti loro è che possano realizzare i propri sogni mantenendo questo amore per la conoscenza e la passione nello studio. La scuola rappresenta da sempre la prima formazione insieme alla famiglia e un punto di riferimento per le nuove generazioni che hanno subito e hanno vissuto delle esperienze che noi adulti possiamo solo immaginare. E quindi il mio augurio è che loro possano trovare la propria strada e costruire il proprio futuro a seconda di quelle che sono le proprie aspirazioni.
Nell'attestato, oltre al nome dello studente e al ringraziamento da parte del Comune di Pesaro per l'importante risultato raggiunto, figurava anche una poesia dell'icona dialettale pesarese Carlo Pagnini, con la quale ha voluto trasmettere il senso della vita alla generazione del futuro. Un messaggio che voglio dire, lo dico più facilmente se lo metto in versi piuttosto che fare un gran discorso che non è per me, io non sono un dicitore. Che titolo ha questa poesia? Va, cioè è stato proprio in quel momento, perché può capitare a tutti di avere un momento in cui uno dice ma insomma cosa non ti ha fatto questo mondo, non poteva fare manco di darmela sta vita, e alla fine insomma pensandoci bene concludevo sempre dicendo ma sì, vale la pena viverla, allora va Lumaghena, va, non te fermè. Ed è questo il messaggio che vuole trasmettere ai giovani di oggi? Il messaggio che volevo trasmettere e che voglio trasmettere è proprio questo. Quindi io sono contento, sono soddisfatto quando mi dicono che ho scritto tanto, ma sono tutti messaggi che voglio dare. Compie 77 anni la presenza di Confcommercio sul territorio di Pesaro Urbino, 77 anni trascorsi in parte come Confcommercio Pesaro Urbino e negli ultimi anni come Confcommercio Marche Nord. Un compleanno che oggi è stato celebrato con il lancio del nuovo portale innovativo e inclusivo. Vediamo il servizio. L'associazione di categoria Confcommercio sul territorio di Pesaro Urbino compie 77 anni. Prima come Confcommercio Pesaro Urbino e poi come Confcommercio Marche Nord. Un compleanno che oggi viene celebrato con la presentazione del nuovo portale www.confcommerciomarchenord.it. È un compleanno che vogliamo ricordare oggi perché festeggiamo 77 anni, anche se siamo ovviamente un po' in anticipo sui tempi, perché il compleanno effettivo sarebbe il 31 di luglio, ma un po' anticipato per riuscire ad avere qui con noi anche Sergio De Luca, che è il direttore immagine e comunicazione di Confcommercio Nazionale. Quindi 77 anni... Tramite questo portale cerchiamo di unire quella che è la tradizione di Confcommercio con l'innovazione e quella che è fondamentalmente le radici di Confcommercio nella storia, perché sono 77 anni di storia imprenditoriale, a quello che deve essere lo sguardo verso il futuro. Quindi un sito che deve essere completamente interattivo, un sito che deve essere completamente fruibile a tutti, tanto che abbiamo cercato un motore di ricerca molto potente che permetta sia a coloro che hanno manualità che a coloro che non lo hanno di poter accedere al sito e cercare l'informazione che ovviamente vogliano. È un sito che addirittura ha una piccola, nella home, una piccola finestrella nella quale c'è una casella per gli ipovedenti, in maniera tale che possano anche loro fruire del sito cambiando i colori piuttosto che aumentando il volume del testo, eccetera. Un modo per rendere la cosa sicuramente più inclusiva a tutti e accessibile a tutti. E la forza di questo sito è che in sé racchiude tutti gli organi di Confcommercio, tutti i partner, tutte le aziende, a dimostrare che la squadra e il team funzionano sempre. Il sito stesso è una creazione fatta attraverso un corso di Formaconf, che è il nostro ente formativo, per riuscire ad avere comunque sia sempre delle informazioni aggiornate e un personale sempre di qualità, perché ad oggi nel 2022 la sfida più grande è comunicare, comunicare bene, comunicare con qualità, e per far questo bisogna studiare, bisogna aggiornarsi. Ormai è evidente che l'informazione digitale, soprattutto per fare operazioni di marketing, è fondamentale, quindi tutte le associazioni territoriali di Confcommercio, compreso naturalmente Confcommercio Nazionale, con il Covid hanno sperimentato l'informazione digitale di servizio rivolta direttamente agli associati. Traduco banalmente, si parte dalla notizia flash per arrivare all'approfondimento legislativo, quindi in una classica pagina green di servizio, faccio un esempio sui saldi, si trovano dati, la storia dei saldi, le date dei saldi, fino ad arrivare alla legislazione, quindi l'associato in un unico pezzo di giornale trova tutto quello che c'è da sapere su quell'argomento. Il passato è importante per ipotizzare, immaginare il futuro. La nostra è una storia importante, nasce la Confcommercio di Pesaro il 31 luglio del 1945, ma già nel 1946, quando nasce la Confederazione Nazionale, la Confcommercio Nazionale, l'associazione di Pesaro era l'unica a rappresentare le Marche a livello nazionale, quindi c'era già il segno di quello che saremmo diventati, cioè la più grande organizzazione del terziario della nostra regione, la più grande organizzazione del turismo della nostra regione, la più ramificata sul territorio provinciale. E oggi, pensando appunto al passato, dobbiamo guardare al futuro
con l'utilizzazione massiccia di un nuovo modo di comunicare, di rapportarsi con le imprese, di rapportarsi con la società civile, con le istituzioni. Confcommercio è un soggetto che cura gli interessi delle imprese associate, è però un grande soggetto politico da questo punto di vista e quindi ha necessità di confrontarsi con le istituzioni in una maniera moderna e quindi la presentazione del nuovo portale, del nuovo sito, dove largo spazio viene dato a tutte le ramificazioni della nostra organizzazione. Intanto con finalmente un sito che parla di quello che siamo oggi, Confcommercio Marche Nord, e non più Ascom Pesaro come era in passato. E soprattutto con tanto spazio per tutte le nostre ramificazioni, da Terziario Donna all'Itinerario della Bellezza, da Riviera Incoming a tutti i servizi che eroghiamo al mondo delle imprese, ma con una novità su tutte: la possibilità per i nostri interlocutori, imprese e istituzioni, di dialogare direttamente con il nostro personale, perché tutti avranno la possibilità di dialogare con i nostri referenti attraverso questo nuovo portale. Ed ora lo spazio dedicato alle vostre segnalazioni. Come sempre vi invitiamo a mandarcele su WhatsApp al numero 370-366-7210. Oggi parliamo di un nostro telespettatore che ha voluto segnalarci la sporcizia presente ormai da tempo lungo il marciapiede in via Cavallotti. Vediamo. Il grigio delle mattonelle del camminamento pedonale è diventato in pochi mesi color granata a causa della sporcizia non rimossa. La zona in questione è quella tra via Cavallotti, che fa angolo con via Cantarini, e i frutti degli alberi che costeggiano il marciapiede hanno creato un tappeto viscido e pericoloso per i passanti che lo calpestano. Piccole prugne selvatiche marce che, cadendo a terra, sporcano la pavimentazione pubblica e accendono la rabbia dei residenti che, trovandosi quotidianamente davanti ad uno scempio del genere, si infervoriscono vista la scarsa manutenzione e pulizia da parte delle autorità competenti. Non è tollerabile, perché qui siamo in via Cavallotti, come dicevamo, angolo via Cantarini, zona mare, zona centro. Questa è una zona residenziale, qui non ci sono né zingari, siamo tutte persone per bene. Una situazione di sporcizia così non è tollerabile, va avanti da mesi, nessuno ha mai fatto niente, e quindi io ho deciso di chiamare le telecamere TV Rossini apposta per sensibilizzare e per denunziare il fatto, perché oltre a questa sporcizia del marciapiede si trovano anche delle foglie d'albero per terra, qui praticamente non passa nessuno a dare una pulita. Io ho avvisato soltanto voi per adesso e vediamo adesso gli sviluppi come andranno, e poi nel caso avviseremo anche il comune, perché comunque una situazione del genere non è tollerabile. Ed ora spazio per gli eventi. Saranno 3 giorni di full immersion dedicati al cibo di strada. Infatti torna a Pesaro il Pesaro Food Festival. Il lungomare di Pesaro, il Piazzale della Libertà e la Palla del Pomodoro si popoleranno per 3 giorni di numerosi professionisti appassionati di cucina e fornelli. Da venerdì 29 a domenica 31 luglio torna la 6ª edizione di Pesaro Food Festival, un grande evento dedicato al variegato mondo dello street food nazionale e regionale in versione gourmet. Finalmente ripartono gli street food e il cibo di strada. Comunque quest'anno questa associazione, che ha voluto incrementare e anche valorizzare di più il cibo del nostro territorio, è un valore aggiunto per questo evento. Chiaramente il Covid ha fermato, quindi c'è una ripartenza devo dire alla grande, perché hanno coinvolto tantissime attori del nostro territorio. Poi insomma ci sarà anche una nutrizionista, quindi sarà un evento molto bello da vedere, anche per l'educazione, no, alimentare, ma nello stesso tempo anche il divertimento, e poi la location è bellissima, perché insomma siamo in Piazzale della Libertà e sarà un'opportunità anche per i turisti, non solo i cittadini pesaresi. Un programma intenso a partire da venerdì alle 18 con tantissimi chef. Abbiamo ogni giorno uno chef diverso, maestri pizzaioli, bar bartender, anche donne bartender, e tanti maestri pizzaioli, come dicevo prima, maestri pasticceri. Avremo Andrea Madei del programma di Radio Decanter, che sarà il nostro conduttore, così come dalla prima edizione. Abbiamo tantissimi chef anche dal calibro di Daniele Patti, quindi comunque chef pesarese del ristorante Lo Scudiero. Poi abbiamo il venerdì anche Mariano Guardianelli di Abocar 2 Cucine di Rimini. Abbiamo
Fabio Rocco una pizza, quindi di questa catena di pizzaioli di Rimini, molto famosa perché comunque abbiamo come sponsor Italforni. Quest'anno presenteremo un forno proprio dedicato ai pizzaioli, quindi che si chiama Caruso, molto bello di design, e quindi abbiamo piacere insomma di avere al nostro evento anche tanti pizzaioli. Poi abbiamo anche la domenica, che è una giornata molto intensa, oltre a Daniele Patti abbiamo anche Davide Di Fabio del ristorante La Gioconda di Gabicce Monte, poi abbiamo Roberto Dormicchi di Triglia di Bosco, e poi abbiamo Luca Zanchetti dell'Osteria Zanchetti di Fossombrone, Marco Vegliò del ristorante Il Galeone di Fano, poi abbiamo Giuliano Pedicone, chef panificatore, che anche lui dalle prime edizioni è sempre stato comunque presente, Paolo Staccoli della famosa pasticceria di Cattolica, e tanti altri, non ve li svelo tutti perché poi comunque il programma è veramente intenso, quindi vi aspetto il 29, il 30 e il 31 luglio. Nuovo bando della Regione Marche che stanzia 3 milioni e 600 mila euro di contributi straordinari a fondo perduto a favore delle medie e piccole imprese marchigiane, fornitrici o esportatrici in paesi come Russia, Ucraina e Bielorussia che hanno perso fatturato a causa del perdurare della guerra in corso. Le aziende hanno tempo fino al 26 agosto per presentare richiesta di ristori. Grazie al finanziamento ottenuto di 500.000 euro con il PNRR, il Comune di Tavuglia ha deciso di realizzare una mensa scolastica alla scuola primaria di secondo grado di Padiglione. I lavori partiranno entro dicembre 2023, così da garantire per l'anno scolastico 2024-2025 la realizzazione della nuova mensa, che sarà ubicata nell'area rimasta libera adiacente alla scuola. Ed è stata presentata anche la nuova offerta didattica che caratterizzerà il corso di laurea magistrale in marketing e comunicazione per le aziende dell'Università di Urbino a partire dal prossimo anno accademico. La revisione del progetto formativo introduce alcune importanti novità, sdoppiando al secondo anno il corso di laurea in due curricula finalizzati a rispondere alle esigenze delle imprese che operano nel settore business to consumer e quindi si rivolgono direttamente ai consumatori finali, e business to business, che si rivolgono cioè ad altre imprese. Sarà Renato Carosone il protagonista dell'ultima serata di Note Oliveriane nella Corte dei Musei Civici. L'appuntamento finale di questa quinta rassegna sarà venerdì 29 luglio alle ore 21, dove si potrà assistere ai più grandi successi del poliedrico cantautore che, amante di tutta la musica, seppe creare uno stile unico, raggiungendo la vetta delle classifiche musicali negli Stati Uniti, senza mai incidere un solo disco in inglese. E concludiamo questa edizione del nostro telegiornale parlando di sport, con l'ufficialità arrivata oggi del nuovo calendario della Serie A di basket per la stagione 2022-2023. Si parte domenica 2 ottobre e vedrà la VL fare il debutto stagionale a Trieste, per poi alla seconda giornata ospitare la Vitrifrigo Arena, la Reyer Venezia. Alla terza giornata gli uomini di Repeja tornano a Tortona, mentre il 6 novembre, alla sesta giornata, i biancorossi affronteranno in casa i campioni in carica dell'Armani Milano. Si gioca pure a Santo Stefano con il derby che vede la Carpegna Prosciutto Basket Pesaro ospitare la Virtus Bologna. L'ultima giornata di campionato è fissata invece al 7 maggio con la VL che chiuderà la sua stagione a Pesaro contro Tortona. Alla prima giornata di campionato vestirà la maglia numero 11 biancorossa Davide Moretti, che dopo un anno di prestito da Milano, il playmaker 24enne ha risolto il contratto con l'Olimpia e ha raggiunto un accordo biennale con la VL, continuando la sua avventura a Pesaro. E chiaramente anche noi di Rossini TV seguiremo il campionato della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro con il nostro programma televisivo Insieme a Canestro, ma adesso andiamo a vedere la programmazione di Rossini TV, perché questa sera in prima serata alle 21.20 andiamo a Carpegna per la 17esima edizione della Festa del Prosciutto di Carpegna Doc. È un evento che abbiamo seguito lo scorso fine settimana e con molto piacere vi mostriamo questa sera, appunto alle 21.20. Alle 22.30 invece potrete vedere un'intervista che abbiamo realizzato qualche anno fa a Paolo Baronciani della Diba, che ci racconterà la sua storia di grande imprenditore.
Mentre domani torna la nostra rassegna stampa, vi aspettiamo, anzi vi aspetto alle 7:20 in diretta, in replica negli orari che state vedendo appunto nel cartello. Saremo in diretta anche sulla pagina Facebook. E visto che con l'estate spesso siete fuori, vi consigliamo di scaricare gratuitamente l'applicazione di Rossini TV. Come vedete dalle immagini, potete essere aggiornati sempre sulle nostre notizie, vedere in streaming la nostra rassegna da qualsiasi parte del mondo voi vi troviate e soprattutto anche mandarci le vostre segnalazioni, quindi foto, video, delle cose che non vanno. Grazie per essere stati con noi anche questa sera. L'appuntamento con l'informazione, appunto, dopo le repliche che vedrete di questa edizione del telegiornale, torna domani mattina alle 7:20 con la nostra rassegna stampa. Buona serata.